Ci troviamo a Roma. Quella che state vedendo è la sede dello studio Anglous, dove due giorni di ordinario lavoro si sono trasformati in un incubo per i creativi dello studio. Inizialmente si è trattato di rumori sospetti provenienti dal soffitto. Solo dopo accurati rilievi audiometrici, la sconcertante realtà. Un animale si era introdotto nei condotti della reazione. Dai rumori prodotti, lo staff dell'Anglous deduceva che si trattava di un grosso roditore che, intrappolato da ormai due giorni, tentava disperatamente di liberarsi. Non restava altro da fare che catturare l'animale. Era una giornata come un'altra. Eravamo tutti quanti al lavoro presi. Il lavoro era un po' più intenso del solito. Nessuno avrebbe mai immaginato che sarebbe successa una cosa del genere. Ma ecco il colpo di scena. Non si trattava di un roditore, bensì di un pennuto. Dalle fervide menti creative viene partorita la trappola perfetta. Ecco! Ecco! No, attenti! Attenti, volatile! Lo vedi? Adesso si sono finiti nella nicchia! Non è un merda! Quando abbiamo cominciato a sentire quei rumori, alcune persone si sono messe a gridare e pensavamo veramente che stesse per accadere l'impossibile. Dopo ore di estenuanti tentativi, i nostri eroi riescono nell'impresa. Quindi un'emozione fantastica alla fine, perché siamo riusciti a buttargli questa felpa addosso, a prenderlo, siamo usciti di corsa fuori nel parcheggio. Abbiamo liberato, è scattato pure l'applausone finale per la contentezza di tutti quanti e avevamo fatto un'opera buona. Finalmente il protagonista della nostra storia ritorna libero nei cieli di Roma.